Poteri forti, certa antimafia da parata, burocrazia e sistema bancario. Ecco le j'accuse di Andrea Bulgarella contenuto nel libro, destinato a dividere e ad alimentare riflessioni e polemiche. La gente però ha già scelto da che parte stare e le circa 1.000 persone che venerdì pomeriggio hanno voluto testimoniarlo con la loro presenza sono lì a dimostrarlo. Ho letto il libro e devo dire che l'ho riletto per capirlo meglio. Storia di ordinaria giustizia, potremmo dire amaramente. Nel senso che ci sono alcune cose veramente assurde, alcune cose delle indagini veramente assurde che lasciano presagire un partito preso. Io ricordo, nel corso della mia vita allora, che Andrea Bulgarella è stato una volta costretto ad andare via dalla TV, poi andò via volontariamente per le sue scelte imprenditoriali in Toscana e in Pisa, però ricordo perfettamente i giorni, le settimane nelle quali gli fu fatto trovare una pecora con un animale sgozzato, che c'era l'appalto concorso per Torre Bianca, una cosa del genere. Quindi è stato indubbiamente un protagonista, per alcuni versi in negativo per tutte le cose che ha subito, però alla fin fine un esempio, una speranza potremmo anche dire. Ha pagato, se posso fare una battuta, il suo amore per la bellezza. Mi sono fatto un'idea che è un imprenditore atipico nel panorama degli imprenditori locali, ed è un imprenditore che ama molto il suo lavoro, che ama fare e ama costruire, e quindi mi sento molto vicino a lui. Così come mi sento molto lontano a quegli imprenditori, che sono la maggior parte degli imprenditori presenti nel nostro territorio, interessati più ai soldi, al denaro, che a costruire e a costruire per bene. Io sono un avvocato e tante volte ci rendiamo conto che la giustizia non è giusta. Occorrerebbe la giustizia di tanti giudici, che siano giusti. E manca questo tante volte.